Oddio, Radio Giulia, ma che stai ascoltando? Sembrava tipo il nostro cane quando sta per avere un figlio. Prima la Dark Polo Gang e poi la Sfera e Bastite. Ora ha preso, ragazzi, Ronaldo Junior alla Young Signorinite. Attenzione! Poi voglio vedere la reazione di Ronaldo quando vedrà Young Signorino in faccia. Accapigliatura da Punk Boys, faccia da panca bestia. Ma che dia... Ma scusa, ma che muscoli stai facendo vedere? Dobbiamo scrivere tutti quanti hashtag Young Cucciolino. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Omegozzo e ben ritrovati su questo nuovo video. Dai, diciamolo così, sia della vita reale da calciatore che della vita reale da bambino. Allora, io ancora non ci credo, ragazzi. Allora, io penso che ci siano dei video che vadano visti per forza, no? Sul mio canale. E questo è uno di quelli che tu dici: ok, questo video non lo posso assolutissimamente perdere. Nonostante sappiate, ragazzi, che sono in ospedale, che sto male, ho trovato un po' di tempo, non so per quale miracolo divino, a farvi il fenomeno mediatico del momento, il grande criticato da tutti gli altri signori, in attenzione su GTA. E quindi il nostro Ronaldo e Ronaldo Junior, ragazzi, lo incontreranno e vedremo le loro reazioni e che cosa faranno. Quindi attenzione, perché vi ho detto, questo è un video speciale che merita di essere guardato. Insomma, ci siamo intesi con il suo linguaggio, quindi spero che abbiate capito, raga, alla grande. Mi raccomando, non perdetevelo, ragazzi, guardatelo tutto perché è veramente qualcosa di bellissimo. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine, anche perché vi ricordo che a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram che mi sono arrivate. Quindi se mi volete seguire, ragazzi, lo trovate qui, chiocciola Real Anthony, e mi venite a seguire. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi, ok? Yo! Eccoci qui, signori. Allora, come prima cosa, una buona domenica a tutti da parte mia e da parte del nostro campione CR7, che anche lui, ragazzi, attenzione, oggi a gran sorpresa si riposa e ha deciso di stare con la sua famiglia. Quindi, come avrete anche capito, ragazzi, questo qui è un episodio speciale, c'è scritto anche nel titolo, perché è un episodio molto molto particolare, quindi è speciale, diciamolo. Allora, ragazzi, oggi sono qui con la mia famiglia. C'è la mia bellissima moglie Samantha, che si sta godendo un po' la piscina, si sta godendo questa atmosfera primaverile slash estate. Quindi direi che, ragazzi, oggi la giornata va tutto bene. Samantha, ragazzi, mi stava chiedendo di passare un po' di tempo con Ronaldo Junior per fortificare un po' il rapporto padre e figlio, che insomma, ragazzi, non ha tutti i torti. Quindi stavo pensando di portare Ronaldo Junior, ragazzi, a fare o pesca, oppure potevamo andare in campeggio. Quindi adesso vediamo un po' dov'è Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, aspettate, ragazzi. Oddio, ma che cos'è questa musica orripilante? Diolo, ma che... Oddio, Ronaldo Junior, ma che stai ascoltando? Cosa? Ronaldo Junior, vedi se levi questa... Oddio, ma che sono sti rumori, raga, mi stanno a scoppiare le orecchie. Ronaldo Junior, stai facendo esplodere le orecchie a Cristiano Ronaldo. Vuoi levare sta musica? Ronaldo Junior, leva sta cosa! Porca miseria! Ma che stavi ascoltando, zii? Dimmi un po', che cos'era quella cosa? Oddio, erano vivo versi strani, sembrava tipo il nostro cane quando sta per avere un figlio. Ma porco papà castoro, Ronaldo Junior, ma che problemi c'hai? Io vorrei saperlo, perché, ragazzi, a volte questo bambino qui, no? Sembra un bambino normale, però fidatevi che vi fa sclerare come la Madonna. Assicurato. Sicuro, ve lo garantisco. Allora, figliolo, sono qui per chiederti se oggi vuoi venire con tuo padre a fare il bastardo a pescare, oppure andiamo in campeggio insieme. Che dite? Perché Ronaldo comunque sta facendo la sua proposta a Ronaldo Junior, e Ronaldo Junior lo vedo un po' spensierato. Ronaldo Junior, ma stai in fase o non mi stai cagando proprio? Ok, ragazzi, non ci credo a quello che sento. Ronaldo Junior mi sta dicendo che oggi non può venire a pescare con noi, perché alla fine non ci si andare a pescare, perché lui e i suoi amici devono andare a farsi delle foto con un nuovo rapper di cui stava parlando, che era quello che stava ascoltando. Scusa tanto, Ronaldo Junior, ma quella specie di canzone, no? Poi datemi anche il vostro parere, raga. Ma quella specie di canzone tu la chiami rap? Tu quella cosa la chiami rap? Ma che cosa hai fumato, Ronaldo Junior? Dimmi che cazzo hai fumato. Perché se hai fumato qualcosa di pesante,
la voglio fumare anch'io per una volta, perché è prima la Dark Polo Gang e poi la Sfere Bastite. E ma che cosa hai preso? Com'è che si chiama questo Ronaldo Junior? Si chiama Young Signorino. Ok, quindi ora ha preso, ragazzi, Ronaldo Junior alla Young Signorinite. Attenzione, eccezionale, non ci credo. Ronaldo Junior, io spero che tu stia seriamente scherzando. Stai rinunciando a una giornata in pesca con tuo padre per andare a fare delle foto a uno che sa fare dei versi quando il nostro cane fa una canzone migliore di quella. Io spero tu stia scherzando, figliolo. No, ragazzi, Ronaldo Junior dice che non sta scherzando ed è serissimo, va bene. Allora facciamo così, adesso è diventata una sfida personale. Adesso, ragazzi, io in persona vado a vedere sto tipo che si chiama Young Signorino, che fa... Cioè, un'altra volta ho detto, fa meglio il cane di Ronaldo, raga, scusa, vai a prendere un po' il cane, andiamo alla stanza di registrazione, gliela facciamo sentire simile alla canzone, vi faccio vedere che è molto meglio la nostra. Io a volte, sinceramente, non capisco che cosa fuma Ronaldo Junior prima di parlarmi, quindi... Siccome ha rifiutato la giornata a pesca insieme a suo padre, ragazzi, per andare a farsi l'autografo e le foto con uno che fa solo ma vi rendete conto? Vi rendete conto a che punto siamo arrivati, Ronaldo Junior? Ti rendi conto? Va bene, ora mi sono veramente stancato. Andremo in Lamborghini con Lamborghini Supreme. Adesso ti faccio vedere io. Forza, dai, andiamo. Ho detto che vuoi andare. Dai, andiamo a incontrare sto tipo qui. Forza, dai, Ronaldo Junior, vieni, dai, ti aspetto fuori. Adesso vediamo, ragazzi, chi è che comanda. Ma guardate voi un po' se si può fare questa cosa qui. Se mio figlio può rinunciare a una giornata con me, con suo padre, per fortificare il nostro rapporto, per andare a farsi una foto con un tizio che un cane i versi li fa meglio, porca miseria. Pronto, qui abbiamo la Lamborghini Supreme. Adesso ci dirigiamo al centro commerciale, non so dove, che ha detto che era Ronaldo Junior, perché ha detto che facevano gli autografi questo pomeriggio. Andiamo a sentire questo tipo qui. E vi giuro, mannaggia quel porco di Lionel Messi, che se sento una trasciata simile o sento la stessa trasciata, ragazzi, giuro che prendo la felpa di Ronaldo Junior e gliela faccio sputare, sapete da dove? Siamo arrivati appunto al pacifico incontro, che spero sia tutt'altro che pacifico, dove appunto al Shame or Fame, insomma, quel solito programma che c'è a Los Santos, hanno deciso di intervistare appunto Young Signorino, da quello che mette Ronaldo Junior, e poi si fermerà, ragazzi, qui sopra allo stadio per fare degli autografi, foto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Ronaldo Junior, siccome hai rinunciato a venire con me a pesca, adesso voglio proprio vedere il motivo per cui hai rinunciato. Dai, forza, andiamo. Ragazzi, io sono sicuro, perché io già lo so, sono sicuro, cioè, proprio voglio vedere la reazione di Ronaldo quando vedrà Young Signorino in faccia, ragazzi. Ma sono proprio curioso di vederlo, perché io so già come finirà. Sono venuto una volta qui, ma giusto una volta che hanno fatto un'intervista a me, non mi ricordo esattamente dove era. Ronaldo Junior, seguimi. Ok, ragazzi, stiamo per scoprire appunto chi sia questo Young Signorino, almeno spero sia una persona decente, insomma, sia piacevole guardarlo in faccia, spero. Quindi stiamo per scoprirlo. A quanto pare dentro c'è un po' di casino, quindi possiamo entrare, tanto mi fanno entrare e possono stare tranquillamente. Ci sono anche gli amichetti di Ronaldo Junior, ragazzi. Facciamo casino comunque per rispetto, perché anche se sia una persona di merda, sono comunque una persona rispettosa. Vieni, Ronaldo Junior, vieni qui vicino a me. Oh mio Dio. Ragazzi, non ditemi che Young Signorino è quello al centro con quella felpa Supreme falsa, come direbbe qualcuno. Accapigliatura da Punk Boys anni 2006, 2007, 2008 direi inoltrati. Faccia da panca bestia, atteggiamento davvero malavitoso / bastardo. Ronaldo Junior, ma non sarà mica lui venire qui, vedere sto cretino con questa faccia da panca bestia che sta lì, ragazzi? Lo vedremo da vicino per non andare a pesca con mio figlio. Ma guarda tu, guarda, tutti a me devono succedere. Ma che dia... Ma scusa, ma che muscoli stai facendo vedere? Mi scusi, è lei il suo agente? Sì, ci avete una bella somiglianza, devo dire. Siete molto belli di faccia, sia tu che lui, devo dire. Ragazzi, questo qui tiro uno schiaffo, ve lo giuro. Mi sto trattenendo. Guardate, raga, mi sto trattenendo. Ronaldo, trattieniti. Lo so che è difficile, però trattieniti. Qui sarebbe Young Signorino che fa la canzone. Cioè, Ronaldo Junior, tu non sei venuto a pesca con me per fare la foto a questo demente, tra l'altro. Forse è un bel ragazzo, magari, che fa la canzone. Magari la canzone fa cagare, il tipo che la canta è bella e c'è una mezza compensazione. No, invece questo qui ci ha tatuato everything sotto l'occhio, una specie di pene astrale sul sopracciglio, un rettangolino con tre quadratini.
Sì, fai l'aria da duro, fai l'aria da duro. Non capisco sinceramente questi tatuaggi in faccia, ma fanno davvero schifo. E fai davvero schifo anche tu. Lo so, dovrei chiederti una foto, ma io sono il grande CR7. E no, non te la faccio, non te lo do in autografo, tranquillo, perché mi hai fatto incazzare mio figlio. Piccola parentesi, ragazzi, conosciamo tutti la faccia di Young Signorino, quindi ditemi se gli assomiglia. Sono riuscito a farla il più velocemente possibile, lo stesso anche per i capelli, che fanno schifo. Fatemi sapere anche voi se vi piace. Va bene, Ronaldo Junior, vieni qua un attimo che dobbiamo parlare di una cosa. Su, vieni qua. La stai ascoltando? Vabbè, tu la conosci perché l'hai scritta tu. Ma ragazzi, lo state ascoltando questo rumore fastidioso alle fottute orecchie? Ma che cos'è? Che cos'è questo rumore fastidioso alle orecchie, Ronaldo Junior? Ma scusa un attimo, figlio di John Wick, tu puoi chiamare quella che abbiamo sentito una canzone? No, ti ho detto, non sono venuto qui per dirti che non puoi fare quello che vuoi. Ma le tue opere, tra parentesi, ma uno le sa fare il mio cane, due mettile nella sezione disturbi mentali oppure nella sezione rumori, perché questa non è musica, zii, non è musica, non cercare di scusarti, questa non è musica, questa è merda, continua ad avere nonostante ciò un'aria da bullo, guarda, se vuoi, che è gratis, ti faccio un segno sulla fronte superiore qui del mio pugno e ti assicuro che fa male. Sto Young Signorino sta provando a picchiarmi. Va bene, fatti sotto, zii. Fatti sotto, dai, fatti sotto. Ma tu hai la minima idea di contro chi ti stai mettendo. Anzi, facciamo una cosa, facciamo come ha fatto Jamie Tights. Ehi, Young Cucciolino, vuoi due botte, due mazzate? Jamie Tights, gliele sto dando io. Madonna santa, mamma mia. Allora, la smetti di fare sta musica di merda che mi fa davvero schifo, zii. Dai, non voglio picchiarti, ti ho detto solo di non fare ste voci brutte. Young Cucciolino. Ragazzi, ora parte l'hashtag ignorante, tutti quanti nei commenti per onorare il grande commento di Jamie Tights nelle sue Insta Stories. Dobbiamo scrivere tutti quanti hashtag Young Cucciolino tutto attaccato. Quindi non deludetemi, mi raccomando, perché le sta prendendo preda Ronaldo. Rimani lì e fai i tuoi rumori. Il presentatore, il suo manager e anche la guardia gli sta dicendo di stare calmo, ma gli sta dicendo che io ho iniziato. Guarda, Young Cucciolino, come direbbe il buon Jamie Tights, e se, hai iniziato tu a picchiarmi, quindi stai bello e tranquillo. Va bene? Va bene, Young Cucciolino? Ragazzi, mi raccomando, fate parte dell'hashtag ignorante Young Cucciolino. Ci sentiamo. Io quindi vi invito a mettere un bel mi piace, ragazzi, è obbligatorio. Dai, questo è stato un episodio speciale. Un bel mi piace per Young Cucciolino e Ronaldo Junior. Mi raccomando, ricordatevelo, obbligatorio. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, quindi attivate la campana delle notifiche che trovate giù. E vi ricordo, ragazzi, che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali di edizione limitata, quindi passateci, mi raccomando. E come ho detto anche inizio video, salutiamo le ultime 5 notifiche di Instagram. Ragazzi, voglio salutare ElMateor8, voglio salutare... Quindi saluto ElMateor8, Curia Alessandro, Riccardo Noto, Il Yassino, Andrea Prosperi 05. Questi sono i 5 di oggi. Quindi se anche voi volete essere salutati, ragazzi, trovate il mio Instagram qui in descrizione. Quindi mi raccomando, cercate chiocciola Real Anthony, venitemi a seguire, così vi posso salutare nei prossimi video. Così saluto le ultime 5 notifiche, quindi ricordatevi. Bene, direi che per questo video è tutto, ragazzi, il video è finito, grazie ancora a tutti per la visione e a Young Cucciolino, vero piccolino, per aver guardato il video. Qua è Megopstro, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video.